La presenza capillare di oliveti in tutto il territorio della Sardegna, condizioni climatiche e morfologiche particolarmente favorevoli, l'esistenza di un'importante varietà di cultivar, dalla Bosana alla Pizzecarroga, dalla Tonda di Cagliari alla Nera di Gonnos e alla Semidana, solo per citarne alcune, elementi che uniti ad un processo di lavorazione particolarmente accurato fanno sì che l'olio sardo spicchi fra i migliori d'Italia, un prodotto dalle grandi potenzialità che può ancora trovare ampi margini di crescita nei mercati. La nuova puntata della Qualità e Servita ci porta a Cabras, azienda olivicola olearia Piredda, incontro Tonino Poddi, ben trovato, buongiorno. Buongiorno. Ecco, in questa azienda si produce olio biologico di alta qualità. Descriviamo questa azienda e questo metodo di produzione. Diciamo che abbiamo intrapreso 10 anni fa la lavorazione biologica, ovvero noi non usiamo prodotti nocivi per l'uomo. Abbiamo creduto in questa novità e diciamo che oggi siamo ben lieti di proseguire perché i risultati si vedono. Preferiamo avere meno prodotto, però qualità. E noi non aspettiamo che l'olivo diventi completamente sul marroncino, magari, perché se noi aspettiamo e il frutto è maturo, otteniamo sì più litri di olio, però diciamo che come qualità non ci siamo. La fase più importante è trovare il momento migliore per la raccolta. Bisogna raccogliere in giornata e lavorare il prodotto il prima possibile. Perché che periodo si fa? Diciamo che noi iniziamo verso la fine di settembre, quando l'oliva è pronta, e allora viene per forza raccolta e lavorata in giornata. Prima si lavora, meglio è. Per evitare che il prodotto si surriscaldi e inizi la fermentazione. Una volta che le olive entrano in frantoio, prima vengono pulite dalle foglie, vengono portate poi nella tramogia e avviate nella lavatrice. Da lì allora, tramite il frangitore, le olive vengono frante e inviate nelle granule. A livello di temperatura lì deve essere bassissima, perché non vogliamo rovinare il prodotto, perché una volta che l'olio viene riscaldato stiamo già rovinando tutto. Le olive macinate vengono avviate poi nei decanter. Qui c'è la fase critica, cioè nel nostro sistema di lavorazione la pasta che va a finire nel decanter non viene aiutata con l'aggiunta di acqua calda. L'olio che si estrae è un olio, diciamo, che non viene lavato da quest'acqua calda. Viene separato dall'acqua vegetale e dalla sansa in un modo naturale e si ha una spremuta. Una spremuta di queste olive, che è un olio, diciamo, più corposo, diciamo che è particolare. Grazie mille, buon lavoro, a presto. Momento fondamentale per promuovere e valorizzare l'olio sardo, ma non solo, è il premio Montiferru. E ci troviamo in compagnia di Pierpaolo Arca, ben trovato, capo panel del premio Montiferru. Ecco, raccontiamo un po' la storia di questo premio. Questo premio è nato nel 1994, quindi prima come premio regionale, i primi 2 anni sono stati fatti come premio regionale, poi si è allargato appunto a livello nazionale. Ormai siamo alla 19ª edizione con diverse sezioni appunto come categorie di oli partecipanti. Abbiamo la categoria DOP, la categoria biologico, la categoria monovarietale e la categoria pluricultivar. La partecipazione è ovviamente riservata agli oli di tutta l'Italia. Ci sono rappresentate le più importanti regioni olivicole italiane. Da 5 anni c'è anche una sezione internazionale. Negli ultimi anni c'è stata appunto una elevazione della cultura dell'olio. La partecipazione è molto sentita da parte dei produttori e vogliono e pretendono appunto che alla severità del giudizio si abbini anche una
l'aspetto culturale, l'aspetto analitico dei prodotti. Infatti noi facciamo un catalogo dove vengono riportate anche le caratteristiche chimiche oltre all'analisi organolettica, e questo porta anche a un confronto dell'attendibilità dell'assaggio, quindi del gruppo di assaggio, con le caratteristiche chimiche, e c'è una stretta rispondenza, quindi una attendibilità molto elevata. Noi abbiamo un'attendibilità del gruppo di assaggio che mediamente supera il 98%, quindi siamo a livelli eccellenti. E per quanto riguarda gli aspetti importanti degli ultimi anni, quello che sicuramente è il fiore all'occhiello del premio Montiferru è il controllo della conservabilità dell'olio. C'è una sezione riservata appunto alla cosiddetta shelf life, l'olio viene riassaggiato, l'olio della selezione, quindi migliori 20-30 campioni, vengono riassaggiati dopo 8 mesi. L'obiettivo del premio Montiferru è quindi quello di diffondere la cultura dell'olio di qualità assoluta, un premio che si arricchisce sempre di nuove collaborazioni. Certamente, il premio Olio Nuovo Gonos Fanadiga, che è un premio regionale, dall'anno scorso è la selezione anche per la partecipazione al premio Montiferru per gli oli sardi. Questo ha prodotto una partecipazione maggiore anche dei produttori, anche perché nell'Olio Nuovo si sono applicati gli stessi criteri, lo stesso regolamento del Montiferru, arricchendo anche lo stesso concorso regionale, quindi ovviamente dando maggiori possibilità ai produttori di avere appunto una visibilità maggiore, diciamo, nell'ambito delle produzioni regionali. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Con la qualità è servita, ci trasferiamo ad Oristano, incontro Alverio Cau, lo conosciamo per la sua carriera artistica, però è anche un camerale, lavora alla Camera di Commercio di Oristano e si occupa anche di olio, di promozione di questo prodotto. Abbiamo parlato di shelf life. Sì. Ecco, approfondiamo bene questo aspetto della durabilità dell'olio. Sì, il premio Montiferru è l'unico premio nazionale che ha introdotto 5 anni fa la shelf life. Inizialmente erano tutti un po' titubanti, no? Perché non si capiva bene cosa fosse. In realtà adesso sta ricevendo molti consensi. Si tratta sostanzialmente di prendere i campioni che hanno ricevuto un riconoscimento, quindi i vincitori o quantomeno anche le menzioni d'onore a febbraio, perché in due sessioni praticamente, nella sessione di febbraio adesso come stiamo assaggiando, i campioni che vincono e hanno un riconoscimento vengono tenuti con un'altra bottiglia della stessa partita, naturalmente vergine, in frigorifero a temperatura controllata a 15 gradi, e dopo 7-8 mesi vengono sottoposti di nuovo all'assaggio da una commissione sempre nazionale, cioè sempre da 12 assaggiatori nazionali. A quel punto lì le analisi sensoriali e chimiche danno un risultato che fanno capire la bontà del prodotto nel tempo, e questo è il problema serio dell'olio, perché l'olio cambia tutti i giorni. La gente magari pensa che l'olio duri in eterno, c'è gente che conserva l'olio 2 anni, 3 anni, ma non è più olio quello, cioè bisogna capire che la cultura porta a consumare il prodotto quando è fresco, quando è buono, e poi possibilmente deve nascere molto bene ed essere conservato ancora meglio. Questo importante è la conservazione. Quanto può durare un olio buono conservato in modo opportuno, quindi al buio, in contenitori di latto o di vetro? Sì, diciamo che la durabilità normale, quando l'olio è nato molto bene, un anno è garantita, sempre che venga tenuto chiaramente all'oscurità, che venga tenuto in una condizione di temperatura bassa, quindi non deve prendere assolutamente caldo, perché i maggiori nemici dell'olio sono la luce e chiaramente l'aria, quindi è il caldo. Non è facile tenere bene un olio, però non bisogna mai tenerlo in condizioni di esposizioni a questi agenti, in sostanza. Abbiamo parlato del premio, un premio che nasce anche dalla collaborazione tra tanti enti, assessorato all'agricoltura, la Ore Sardegna, Agris e la Camera di Commercio. Sì, la Camera di Commercio è stata, diciamo,
proprio quella che ha promosso insieme al Comune di Seneca nel 1993, se non sbaglio, il premio che era ancora a livello regionale, insieme ai partner tecnici dell'agenzia Laore, Exersat e Agris. Chiaramente questa collaborazione porta a un risultato importante, perché la Camera istituzionalmente è preposta alla promozione delle imprese, il Comune di Seneca dal suo canto fa tutta l'accoglienza, e anche il giorno della premiazione, anzi ne approfitto per dirlo che sarà il 24 marzo a Seneca, la cerimonia conclusiva. I partner più importanti, diciamo, sotto l'aspetto tecnico sono naturalmente Laore e Agris, per quanto riguarda soprattutto le analisi sensoriali, perché in seno al loro personale dipendente ci sono molti operatori qualificati, sia sotto l'aspetto appunto delle analisi organolettiche, perché sono tutti assaggiatori iscritti agli elenchi, e poi per quanto riguarda le analisi chimiche che vengono svolte da Agris, sia per quanto riguarda la chimica standard che per il profilo biofenolico. Quindi insomma è una squadra che funziona molto solidamente assestata, quindi va bene così, ognuno sa bene quello che deve fare, il premio cammina bene. Grazie anche al Verio Cau, grazie, buon lavoro, e noi ci trasferiamo proprio nel panel, cioè tra il gruppo di assaggio. Ed eccoci trasferiti nella sala di assaggio, il gruppo d'assaggio, il panel, così. Mi trovo in compagnia di Efisio Sanna di Laore Sardegna, nonché capo panel del premio Montiferru, uno dei capo panel. Ecco, spieghiamo in questa sala cosa avviene. In questa sala sono presenti allo stato attuale 10 assaggiatori che provengono da diverse regioni d'Italia, sì. Hanno il compito di analizzare l'olio da un punto di vista sensoriale. Loro dispongono di una cabina come questa, che è attrezzata di una scheda elettronica in formato elettronico, un bicchiere precedentemente anonimizzato, un riscaldatore e della mela e dell'acqua per sciacquarsi la bocca tra un assaggio e l'altro. Ho visto anche dello yogurt. Sì, quando si trovano degli oli particolarmente astringenti, particolarmente amari, allora lo yogurt aiuta un attimino diciamo, ad allontanare quelle sensazioni che magari possono interferire sul campione successivo. In pratica l'analisi è abbastanza semplice, nel senso che questo è un sistema, è un metodo codificato che tutti gli assaggiatori conoscono e che chiaramente devono seguire. La prima, una volta che noi riceviamo un campione, lo portiamo a temperatura circa di 28 gradi. Dopodiché, quando questo ha raggiunto la sua temperatura, cosa deve fare l'assaggiatore? La prima cosa che deve fare è odorarlo. Quindi, come dice la stessa scheda, la prima valutazione che dobbiamo fare è quella del fruttato di oliva, cioè quest'olio ci deve dire in che modo ci ricorda il frutto di origine, quindi l'oliva. Dopo averlo odorato, gli diamo un'intensità del valore che noi abbiamo percepito. Successivamente l'olio si mette in bocca, si fa roteare nella lingua e si fa anche una sorta di rumoraggio. Azione che serve chiaramente per liberare quelle particelle che consentono a noi assaggiatori, di, per via retronasale, di percepire meglio pregi o anche difetti, perché non è detto che tutti gli oli che partecipano siano perfetti. Successivamente esprimiamo quelli che sono gli altri descrittori dell'olio, che possono essere appunto la sensazione di erbaceo, di foglia, di carciofo, di pomodoro, di mandorla, eccetera, eccetera. Poi chiaramente esprimiamo anche la sensazione di amaro e di piccante, che ricordiamo, che se in equilibrio con la sensazione di fruttato, sono chiaramente delle caratteristiche di pregio. L'amaro non è un difetto se equilibrato col resto delle sensazioni, così come il piccante. Infine descriviamo anche l'armonia, cioè l'equilibrio che c'è tra la sensazione olfattiva e quella gustativa. Quindi tra olfatto, inteso come fruttato di oliva, e anche come amaro, piccante e tutti gli altri descrittori. Bene, ecco, un olio per essere eccellente quali caratteristiche deve avere? Diciamo che più l'olio ricorda il frutto di origine, più ricorda l'oliva sana, fresca, raccolta al giusto grado di maturazione, chiaramente migliore la qualità del prodotto che noi stiamo analizzando. Unitamente a queste ci sono tutte le altre sfumature che lo rendono un prodotto di pregio, appunto come le altre sensazioni, come detto prima, di amaro, piccante, ma anche le sfumature di carciofo, cardo e così via. Ecco, gli oli sardi generalmente hanno un'ottima qualità.
Generalmente sì, la qualità è legata strettamente alla materia prima, cioè se l'oliva è sana è potenzialmente in grado di dare degli oli di buona qualità. Noi dal quel punto di vista abbiamo delle ottime varietà che in questo senso si prestano bene ad essere giudicate positivamente e che spesso e volentieri ci hanno anche fatto vincere dei concorsi a livello nazionale. Ecco, un olio di pregio, un olio di qualità è anche un concentrato di salute, ha tanti elementi che servono per una sana e corretta alimentazione. Infatti la qualità non è solamente quella sensoriale ma anche quella salutistica. Non a caso per esempio anche in questo concorso vengono valutati i polifenoli totali e i polifenoli, ricordiamo che funzione hanno. Sono delle sostanze antiossidanti che proteggono sia l'olio dall'ossidazione ma anche il nostro organismo dalle ossidazioni a quali è sottoposto. Parlo per esempio dei radicali liberi. Ecco, la presenza di questi. Quindi per combattere per esempio l'invecchiamento delle cellule. Esatto, proprio così. Esatto. Ecco, poi quindi troviamo anche vitamine, non so. Il tocoferolo è la vitamina E, poi c'è l'alfa, la beta, la gamma, insomma, che fanno parte appunto del prodotto che noi stiamo analizzando. Chiaramente più l'olio manifesta queste sensazioni che abbiamo elencato prima, maggiore la qualità e migliore anche gli effetti che esercita nel nostro organismo. Bene, ringrazio anche Fisio Sanna, buon lavoro, arrivederci. E ci troviamo a Seneghe, mi trovo in compagnia del presidente dell'Oleificio Sociale di Seneghe, una cooperativa, una società cooperativa agricola. Ecco, parliamo di questo ambiente straordinario per la produzione dell'olio e dell'attività di questo oleificio. Beh, guardi, noi abbiamo una meravigliosa collina qui al piede del Montiferru che ci dà veramente un prodotto buono. I nostri olivicoltori in questa collina lavorano circa 70.000 alberi secolari che vengono curati proprio con attenzione. La prima cosa fanno la potatura, questi alberi secolari hanno proprio necessità di una potatura continua. Poi c'è un altro lavoro molto importante contro la moscolearia, che è proprio il trattamento. E i nostri olivicoltori stanno molto attenti. Le dirò in proposito che siamo anche seguiti molto da tecnici dell'Argea su questo problema, diciamo, sia di potatura che di trattamento contro le moscoleari. Le olive arrivano qui all'olificio nel mese di novembre. Dopo di dicembre non prendiamo più il prodotto, perché ormai le olive seguono una certa maturazione che non ci dà più quella qualità. Qui arrivano circa 300 quintali di olive la sera e vanno immediatamente nella molitura. E questo è proprio, il prodotto ottimo, perché le olive non restano neanche 12 ore senza andare in frantoio e ci danno proprio un buon prodotto. Questo la dice lunga sulle potenzialità che ha l'olio sardo e di territori come questo in particolare, che ha una così lunga tradizione di trasformazione e di produzione di olive. Produzione di olive da cui derivano tutta una serie di altri sottoprodotti. Sì, adesso noi abbiamo per esempio dei macchinari che ci separano per esempio le sanse dal seme, abbiamo il nocciolino. Beh, noi con nocciolino quest'anno questi ultimi anni riusciamo anche, a sopperire certe spese. Per esempio, nocciolino è in sostanza il legno del seme triturato che viene utilizzato per combustione nelle stufe come il pellet, nei caminetti. Certo, viene utilizzato anche oggi dai panifici, viene utilizzato, mi dicevano, anche dalle pizzerie, anche perché ha un profumo, cioè un profumo buono, cioè il legno proprio, un profumo quasi dell'olivo, non inquina neanche, ecco. Ringraziamo anche Giovanni Pisano, buon lavoro, arrivederci. Grazie. Ancora in territorio di Cabras, vedete qui una macina incontro
Pier Giorgio Sedda di Agri Sardegna, Dipartimento Olivicoltura. Non si utilizzano più macchinari di questo genere in Sardegna? In Sardegna direi che sono praticamente scomparse, un po' per attività di sperimentazione vengono ancora utilizzate, ma molto marginalmente, ma le presse sono totalmente sparite. Siamo una regione che ha evoluto enormemente le sue tecnologie olearie e qualche risultato anche qualitativo si vede anche da questo punto di vista. Ecco, il ruolo di Agris per le produzioni olivicole, olearie sarde è importantissimo. Beh, Agris è un'agenzia di ricerca della Regione Autonoma della Sardegna, in cui il Dipartimento per la Ricerca nell'Erboricoltura ha proprio una sua branca specifica in cui la ricerca nell'olivicoltura ha un ruolo fondamentale. Tra l'altro, poi affiancato a questo, l'agenzia svolge anche il ruolo di ente di controllo per la DOP denominata Sardegna. Siamo una delle poche regioni che ha una denominazione di origine protetta unica per tutta la regione e questo certamente è un grosso vantaggio anche per gli olivicoltori, perché consente di apporre il marchio Sardegna sulle produzioni di effettiva origine della Sardegna ed è l'unico modo per poter effettivamente specificare la nostra presenza regionale anche sul mercato. Ecco, il marchio di tutela europeo DOP è un traguardo importante per l'olio sardo. Ecco, come sta andando questa avventura dei produttori sardi? Beh, è un'avventura che è nata molto lentamente, direi che è una genesi storica a partire già dal 1992. Finalmente nel 2006 si è riusciti ad avere almeno la protezione transitoria nazionale, nel 2007 è stata iscritta la DOP Sardegna nel registro dei riconoscimenti a livello comunitario, quindi il marchio Sardegna ha questa denominazione oramai da diversi anni. È da sottolineare che l'olivicoltura sarda a livello nazionale incide per il 2-3%, però la presenza degli olivicoltori che sono iscritti alla DOP direi che rappresenta soprattutto delle aziende importanti, delle aziende di grandi dimensioni e anche la quota che viene certificata è abbastanza importante pur nel piccolo che è la quantità sarda. Superiamo normalmente oramai circa 100 tonnellate di olio certificato a fronte di oltre 300 tonnellate che possono essere certificate, quindi insomma diventano anche dei numeri che sul mercato possono essere collocati a prezzi leggermente anche superiori a quello che è il prezzo convenzionale dell'olio convenzionale. Ecco, piccole quantità ma di ottima qualità, dicevamo, e questo grazie anche ai controlli di Agris e al consorzio di tutela dell'olio d'oliva sardo DOP. Sì, sono due strutture che vanno in parallelo, è stato recentemente reso operativo anche il consorzio di tutela che si affianca proprio al sistema di controlli dell'organismo dell'autorità di controllo che è appunto Agris, Dipartimento per la Ricerca nell'Arboricoltura. Sono indispensabili, soprattutto che debbano lavorare in maniera parallela. Al Consiglio di tutela spetta soprattutto il ruolo di controllo del sistema di etichettatura, dell'autorizzazione alle etichettature che devono essere conformizzate a quelle che sono i dettami del disciplinare. Ad Agri spetta tutta la parte di controllo ispettivo sia di campo che di frantoio e soprattutto il controllo sulla qualità vera e propria del prodotto con le analisi sensoriali che svolge direttamente con un panel che è accreditato al Ministero per le delle produzioni agricole e alimentari e forestali. Annualmente viene ulteriormente certificato, quindi il panel è sottoposto a verifica annuale di accreditamento e a fianco a questo ci sono anche tutte le analisi chimiche che vengono svolte sempre da laboratori accreditati. Bene, che futuro c'è per questo prodotto? Questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere soprattutto agli olivicoltori che debbono in qualche maniera anche integrarsi e aggregarsi meglio per poter valorizzare meglio questo prodotto. Gli spazi direi che possono essere ancora ampliati certamente per la produzione dell'olio DOP, non ha una grandissima fetta di mercato, però quando viene collocato ha degli spazi anche e soprattutto al di fuori della regione Sardegna, perché il marchio Sardegna che viene sempre individuato nell'etichetta consente di identificarlo immediatamente con la sua origine, questo soprattutto per mercati del nord Italia, anche mercati extranazionali, può essere certamente un plus che in qualche maniera può agevolare ulteriormente i nostri produttori. Bene, ringrazio Pier Giorgio Sedda, buon lavoro. Abbiamo concluso anche per questa puntata. La qualità è servita. Torna sabato alle 21, in replica il martedì alle 15. Arrivederci.